Salve gamers youtubers e bentornati a questo nuovo appuntamento con Call of Duty Ghosts. Eravamo rimasti qui che hanno distrutto il nostro carro armato e noi siamo intrappolati dentro. Badger 2 siamo noi. Badger 2 sarebbe Castoro 2. E dintorni. Cacchio, cacchio. Devo scappare, fatemi correre in fretta. Ma intanto in fretta. Mi amici là dentro. Mi devo abbandonare così, porca ah, muori, muoviti, vai così, dentro, vai, e ora strage, maledetti signori, vai così, strage totale assoluta, disintegriamoli tutti dal primo al primo. Muovetevi bimbi che ci vogliono 30 secondi prima che si scateni un casino roba dell'altro mondo qui, e poi vi ammazziamo tutti, vai. Incredibile, poi scusatemi magari il taglio perché c'è stato un momento il citofono, non ho visto le varie. Cacchio, cacchio, anche a poco vai. E il casino! Stazione distrutta, stazione distrutta. Mamma mia! A tutte le unità, contatto con Loki interrotto. Via libera la fase 2. Ripeto, procedere con la fase 2. Icarus, assalto di terra riuscito. Sistema d'allerta offline. Procedere. Ricevuto, secondo stadio separato, approccio in corso. Capo Icarus, qui comando. Dovreste vedere la stazione. È enorme. Comando, schieramento di satelliti federali in attivazione. Capo, parla Merrick. Qui non dureremo a lungo. Fate il vostro dovere. Ricevuto. Non c'è problema. Andiamo, ora siamo nella sezione dello spazio. Urgenti rinforzi federali puntano le forze di terra. Situazione. Aggiornamento, Merrick, siamo alla stazione. Fate in fretta, capo Icarus, qui ci stanno bersagliando. Icarus, ci siamo, sarà bollente. Sergente Thompson Icarus. Prenderemo il controllo della stazione, così li bersaglieremo anche noi. Tutte pronte. Gente Thompson, siamo sulla stazione Icarus. Cominciamo bene, cominciamo molto. Nemici, ore 12. È molto bello. Ah, sto suono qui, ragazzi, sto suono qui. Sentite un attimo lo sparo, sentitelo. Sentite questo suono fatto da Dio. Sentite, cioè il suono sordo dei proiettili che volano nello spazio. È una cosa fantastica che possono farvi sentire su PlayStation 4. Solo due giochi che mi vengono in mente, di cui uno probabilmente farà una serie a breve, in quanto i video tecnicamente li avrei già fatti, solo che devo ancora metterli su YouTube, devo fare tutto, insomma, devo fare ancora un paio di robe, poi li voglio editare, voglio fare tante belle rovine. E il gioco in questione sarebbe, intanto c'è chi un paio di idioti. Il gioco in questione sarebbe Wolfenstein The New Order. L'ultimo gioco di Wolfenstein è un capolavoro, secondo me. Un capolavoro di soprattutto in prima persona. Cioè, perché le animazioni sono fatte bene, ci sono vari tipi di nemici, mi metto un po' qui perché voglio provare. No, niente animazioni, mi spiace. Volevo vedere se c'era l'animazione del combattimento corpo a corpo, cioè. Pazienza, ragazzi. Oh, casini! Avete presente il film Gravity? Bene, fortuna di voi, io no perché non l'ho visto e non penso nemmeno che lo vedrò perché mi sta veramente. Oh, aia. Perché mi sta molto. Come cavolo si chiama? Non mi ricordo il nome dell'attrice che odio, bene. Il nome, insomma, l'attrice di Gravity mi sta proprio sul cazzo, mi sta antipaticissima. Non so, poi mi sembra che l'abbiano messa lì insieme a George Clooney così per. Non lo so veramente, per far vedere una donna bellina che svolasse in mutanda a giro per lo spazio. Poi il film sarà tutt'altro, ha vinto 6 premi Oscar, ma da quando The Art Locker ha avuto l'ardire di vincere contro Avatar il premio come miglior film dell'anno, e non solo quello, 6 premi Oscar ha vinto quel cesso infame, ecco, da quel giorno lì gli Oscar per me sono un po' calati per qualità. Cioè, ormai dire, questo film ha vinto 6 premi Oscar vale un po' meno di quanto valeva un tempo per me. Voglio dire, ci sono dei film che hanno vinto l'Oscar e lo meritano, e tantissimo, perché
comunque un premio molto prestigioso, ma via. Gli Artrocker contro Avatar, scusate, voglio dire, seriamente. Gli Artrocker l'ho visto, non crediate, l'ho visto. Solo che non mi è piaciuto per nulla. Molto meglio Call of Duty in confronto. A livello di trama. Figuratevi, Call of Duty a livello di trama. Call of Duty batte un film vincitore di un Oscar a livello di trama, incredibile. Incredibile, le trame di Call of Duty, come vi ho detto, sono sempre belle, mi garbano. Stile film d'azione con sempre questi significati militareschi, mi garba. Appunto, è strano che un film militareschi come gli Artolo che non mi garbasse. Invece lo odio, proprio francamente lo odio. Ma concentriamoci su Code, che questi qui sono dei cecchini, fanno tanto tanto danno. E sono. Ed è bello sto livello perché è molto. È originale, puoi sbalzare a giro per lo spazio. In quale altro gioco potete fare una roba simile? Ovviamente non posso vedermi i piedi. Posso cambiare arma ora come viene in mente? No, niente. Mi pare di poter prendere tipo la loro arma, ma non importa ora, andiamo avanti. Altrimenti ci scade il tempo. No, non è vero perché siamo a metà. Neanche. Speriamo funzionino anche qua su. Vai, perfetto. E vai con Rality alla Call of Duty. Alla Code volevo dire, mi è venuto Call of Duty, mamma mia. Vai, manca lui. Perfetto. Rallentamenti nello spazio, deve già tutto lento abbastanza di suo. Bellissimo, colpisco le armi e se ne vanno. Certo, poi attraversano i corpi dei nemici morti, ma vabbè. Ragazzi, poteva venire robe molto peggiori. Qui ora è un punto epico. Mi ricordo che ci sono stato un bel po' di minuti la prima volta che lo giocai, perché non sapevo cosa fare, mi ero perso in questo momento qui. Thompson, via libera. Dobbiamo fare fuoco, vedete? Ora dobbiamo fare fuoco su determinati punti. Con le barre lanciate. Queste praticamente sarebbero delle semplici barre di metallo, da quello che ho capito io, che lanciate dall'altezza dello spazio a contatto col terreno fanno un'onda d'urto mostruosa. Guardate, infatti, potete vedere. Cacchio, vedete? Sono, penso siano delle semplici barre di metallo, ma all'impatto col terreno fanno un'onda d'urto tremenda. Tremenda. Capo Icarus, Ghost in movimento verso sud-ovest nel vostro campo di tiro. Cessare il fuoco. Ripeto, alleati sul treno, non sparate. Perfetto. Icarus, inviamo la posizione dei blindati federali. Occhio, sono proprio addosso ai nostri. Non c'è problema, non c'è problema. Guardatevi. Ole, vai, non abbiamo nemmeno sfiorato i nostri, da quello che ho potuto vedere. E su quel treno ovviamente ci sono i ghost. Unità di terra accerchiate, le vedete? Confermato, appuntamento. Ok, vai così uno, vai così due, vai così tre, vai così quattro, cinque per sorpresa. Ottimo Icarus. Voi siete vivi, dovete morirci male, no? Prepararsi a puntare gli altri mezzi navali federali. Coordinate. Attendere Icarus, mi contattano. Dica. Capo Icarus, vedete ancora il treno a sud-sud-ovest? Affermativo. Cambio di programma. Mirate al treno e fate fuoco. Ma a bordo ci sono i ghost. L'ordine viene da loro. Procedere. Ripeto, ordine confermato. Fuoco sul treno. Cacchio, ragazzi, questo momento. Dovete capirlo, è una cosa incredibile. Dobbiamo fare fuoco sul treno dove ci sono i protagonisti. Noi facciamo fuoco. Boom. Fine della scena. Ci ha insegnato molte cose. Ma uno in particolare è rimasto impresso. Un uomo si misura dalle scelte che compie. La scelta mia e di Logan è una promessa. A nome dei ghost caduti, di papà. Arriveremo Rourke e lo fermeremo. A qualsiasi costo. Ottimo. E io, ragazzi, lo so, il video è durato molto poco, probabilmente. È durato molto poco, anche qui mi dice che siamo nemmeno a 10 minuti. 15 minuti prima manca a farlo apposta. Voglio... Oh, vai così. Ma che li becco? Perché non me lo dici di persona? Sei fottuto, Rourke. Se non l'avessi capito con...
cioè ha fatto più danno lui con un cazzotto che io con dei colpi di mitra. Ottimo, ottimo. Questo non vorrei mai incontrare in un incontro di box. Allora, ragazzi, voglio finirla qui perché questo è l'ultimo livello e sarà una cosa fighissima. Speriamo che non duri più di 15 minuti, ma nel caso mi sa che taglierò a bestia. Ma voglio finirlo in un episodio, questo livello qui. Voglio almeno provarci. Quindi, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, l'ultimo di Call of Duty Ghosts. E ci vediamo, ragazzi. Mi raccomando, mettete mi piace, condividete, commentate, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo episodio.